Le persone che sono qui attorno sono persone o con le quali in questi anni abbiamo lavorato molto bene, con coerenza e realtà, o persone che cominciano, se le lezioni andranno bene, che cominciano l'esperienza amministrativa, ma sono persone con le quali in questi mesi e questi anni abbiamo condiviso il percorso del nostro movimento. Ecco perché sono qui. Non abbiamo neanche guardato quali partiti facessero riferimento. Poi ci è andata bene perché sono tutti partiti che appoggiano Piero Fassino sindaco e quindi siamo riusciti a toglierci un imbarazzo, ma questo dice gettianamente di una certa affinità elettiva che pervade questo spirito e questa rete. Diamo la parola prima di tutto a loro, 3 minuti a testa, perché si presentino, salutino questa platea e poi dopo passeremo la parola a Piero Fassino. Sono 3. Partirei da Elisa. Prego Elisa. Ciao a tutti, sono Elisa, ho 31 anni, anche se ne dimostro di meno, dicono che sono troppo giovane per fare politica. E niente, ho fatto parte di Libera all'università e ora mi sto occupando di studiare la corruzione in Piemonte, anche se siamo partiti dagli antichi greci, romani, perché è necessario per comprendere l'attualità. Sono entrata nel partito dell'Italia dei Valori nel febbraio 2009 e nel luglio 2009, tramite una votazione interna dei giovani attivi del partito, si è deciso che mi hanno nominata come coordinatrice provinciale dei giovani della provincia di Torino. Perché ho deciso di entrare in un partito? Allora, facendo parte di Libera, quindi vai a lavorare nei beni confiscati e lavori all'università, poi ti rendi conto che chi prende le decisioni è chi sta nelle istituzioni. Allora, per entrare nelle istituzioni, siccome nella nostra Costituzione c'è scritto che la nostra democrazia funziona tramite i partiti, secondo me vanno fatti funzionare i partiti. Allora, probabilmente in maniera ingenua, ho deciso di portare il metodo dell'antimafia nei partiti. Il metodo dell'antimafia che secondo me è fatto di coerenza, di responsabilità, di condivisione di un progetto comune. Portare in un partito è difficilissimo, cioè molto difficile, perché ci sono tanti individualismi, c'è sempre un ruolo da ricoprire, c'è sempre un congresso, però io ho la testa dura e ci sono molte persone competenti comunque al mio fianco e non sono sola, perché da sola non potrei fare nulla, neanche candidarmi al comune, e sono qui perché appunto, sono cresciuta comunque qui e credo fortemente in Benvenuti in Italia, e quando è nata Benvenuti in Italia io venivo per ricaricarmi per poi tornare nelle riunioni del partito, no, più convinta di quale fosse l'obiettivo da perseguire, anche perché non sono io che me ne devo andare ma sono gli altri, no? Quindi sono convinta che tutti i partiti vadano ripuliti e che si debba entrare nelle istituzioni appunto per ripulirle. Condivido ovviamente tutti i 5 punti, avrò modo di parlarne, approfondirne e di portarne nelle istituzioni, ovviamente. Grazie Elisa,